lo so? Gabriele. Lo so, non te lo voglio dire. Allora, Gabriele, innanzitutto diciamo pure il cognome e gli anni. Oderi, 9 anni. 9 anni. Sei di dove vivi? Venedico Marina. Gabriele, in questo momento tu sei il leader del campionato nazionale di che cosa? Di moto. Andare sulla moto. Quando ero piccola vedevo i miei amici che andavano con le moto e venivano, a me mi piaceva. Ma senti, hai un idolo in particolare, qualcuno che ti piace per come sta sulla moto? Cairoli e Stewart. Ah, ma tu da grande vorresti diventare come Toni Cairoli? Sì. Aspetta, Gabriele, invece l'episodio più bello, il momento più bello qual è stato? Quando vinco. Allora, noi in ogni caso ora siamo nel pre della tua gara, no? Quindi quest'oggi cosa vorrai fare? Sentiamo. Vincere. Perché si deve sempre vincere. Sì. E quanti posti hai girato? Cioè, dove è stato il posto che hai visitato che ti ha dato più soddisfazione? Le gare d'italiano, a Mantova, San Severino. Quindi giri per tutta l'Italia? Sì. Non stai mai a casa? No. E con te chi c'è? Mia mamma, mio papà, e ora ho preso un team che mi segue. Ah, quindi allora prima mamma e papà, adesso pure il team. E com'è questo team? È bene. Come si chiama? Pardi. Partecipa il piccolo Gabriele Oderi, che sappiamo essere leader del campionato nazionale con la gara vinta in quella di Mantova. È già leader per quanto riguarda la prima gara, tutto è pronto ai blocchi, si aspetta solo lo start. Eccolo lo start, ed è subito Gabriele Oderi a dire: ragazzi, state dietro perché non ce n'è per nessuno. E infatti guardatelo come sale su bene. Uscire dalla prima curva e naturalmente imporrà il suo ritmo, un ritmo forsennato al quale gli altri non possono stare dietro. Uscire dal tratto misto sul traguardo Gabriele Oderi in prima posizione, dietro di lui nessuno, e gli applausi del pubblico. In questo momento è il numero 77 a tentare di stare leggermente agganciato, ma non c'è storia, e sta scendendo dalla curva a metà gara Gabriele Oderi. Sempre più solo, ancora più solo, nessuno dietro di lui. Guardatelo come affronta i salti e le salite questo giovane fuori classe. Pronto ad affrontare, attenzione, il tratto misto, è caduto Gabriele Oderi. Prontamente si rimette in moto, era tanto il vantaggio che nessuno dietro ne ha approfittato della caduta.
piccolo ma grande Gabriele Oteri. Innanzitutto complimenti. Grazie. Ascolta, era stato talmente ampio il divario con i due avversari, eri talmente veloce che a un certo punto, per far deliziare un po' gli spettatori qua presenti, hai detto: cado, poi tranquillo mi prendo un caffè, mi rialzo, riprendo la moto e ricontinuo a correre, no? No, no, non è stato così. Intanto nella seconda gara sei caduto, ma era tanto il distacco dal secondo che hai potuto rialzarti tranquillamente e poi hai dato anche altro distacco, no? Sì. Sei soddisfatto? Sì. E allora in bocca al lupo per il tuo futuro e complimenti ancora. Crepi il lupo, grazie. Un applauso particolare perché Gabriele, oltre... Gonna make it bend and break. Say a prayer but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to